Sei stata una delle attrici più grandi, ciao Silvana. Sarebbero queste poche righe il ricordo di Silvana Pampalini, scritte su di un libro all'entrata della sala della Protomoteca in Campidoglio, dove si è svolta la camera ardente della famosa attrice italiana. Cinque rose rosse sulla bara bianca, poche persone a salutare la intramontabile attrice. Il feretro è stato accolto, vi ricordo, da Livio Panini d'Alba, subcommissario alla cultura. La camera ardente si è aperta alle ore 15 e si è reso omaggio fino alle ore 19 della sera. Le esequie si terranno invece domani, 8 gennaio 2015, 2016, scusate, alle ore 11 nella Basilica di Santa Croce al Flaminio, per la precisione in via Guido Reni. Però oggi non ci sarebbero stati molti noti che sarebbero andati a trovare la famosa artista, ma solo pochi intimissimi amici che si sarebbero occupati di dare l'ultimo saluto alla grande attrice. Grazie cari utenti, il video termina qua. Un saluto, se in esso fossero presenti delle inesattezze me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsiasi natura. Grazie, un ricordo di questa grande attrice lo abbiamo in tante pellicole che hanno fatto veramente, per così dire, tanto al cinema e hanno saputo veramente offrire uno spaccato di una donna meravigliosa, unica, intramontabile, bellissima, perché vi ricordo che quando era giovane era una donna veramente bella, ma non bella tanto per dire, ma bella perché effettivamente era bella, affascinante, non aveva nemmeno un difetto, era una vera donna, era una donna completa, una donna che non si è mai rifatta nulla, non si è mai, diciamo così, occupata di rifarsi il seno, le gambe o i glutei, niente, 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 una donna pura, vera, con la sua pelle, insomma, una donna veramente magnifica. Grazie.